Ciao a tutti da Svideo, questo sarà un video molto veloce perché sostanzialmente devo solo darvi qualche consiglio, insomma, perché ho appena visto, non so se si vede lì, se si vedrà lo schermo, comunque di Cosa Pelosa al CEO FX, non so se conoscete il canale, ho appena visto da poco Cucina Sgarrubata. È uscito un altro episodio, poco fa aveva caricato il primo episodio. Sostanzialmente cosa fa lui, questo youtuber in Cucina Sgarrubata? Dice come con pochissimi soldi si riesce a mangiare, ingegnarsi per mangiare e avere un pasto caldo, eccetera eccetera. E se non so se voi avete già visto la prima puntata, adesso ne è uscita un'altra. Presto dopo ne usciranno delle altre, appena avrà la possibilità. Io vi consiglio di seguire questo youtuber perché intanto vi devo dire che è uno youtuber che difficilmente si vedono cose del genere su un canale, perché insomma da abbastanza che lo seguo è veramente molto originale nelle cose che fa e poi passa dalle cose che... ha fatto anche dei cortometraggi, fa tipo delle interviste con tante persone diverse, varie tematiche, dal tipo che può essere un musicista, un cantante oppure un attore. E poi oltre alle interviste fa anche della radio, perché lui ha anche più di un canale, quindi al CEO veramente ha più di un canale e poi su tutto veramente ha veramente tante tematiche che riesce a portare su YouTube. Dicevo che è originale perché per esempio nel canale di Cosa Pelosa è sempre accompagnato dal suo amico Cosa Pelosa, che è questo alieno, e chi ancora non lo conosce, cioè io non posso descriverlo ragazzi, dovete solo andare nel video, seguire, guardatevi. Vi dico di guardarlo anche perché io mi sono un po', diciamo, commosso anche negli ultimi video. Io al CEO l'ho visto anche a un raduno, l'ho anche conosciuto, ho avuto modo anche di parlarci. Purtroppo non abbiamo avuto modo di parlare molto, quello lì sì, magari ce ne sarà altre occasioni, diciamo. Comunque veramente che dite? Andate a vedere i suoi video. Io vi dico davvero, agli ultimi mi sono commosso quando... E io cerco sempre di dare questi tipi di consigli alla gente, di guardare ogni tanto dei video particolari, perché secondo me se chi ascolta bene anche gli ultimi video potrà... Insomma, ognuno si pone la riflessione, nei video, ognuno può trarre quello che vuole dai video, però già il fatto che uno degli ultimi video canta "ci vorrebbe un amico che mi portasse hamburger e patatine per un sacco di tempo del video". Comunque io... Alceo, io spero che ti abbia fatto piacere che io abbia fatto questo video, perché lui è una persona di quelle che non ti dirà mai "oh, condividi il mio video" o "fai girare il mio video", eccetera. Lo so che non me lo chiederà mai, appunto per questo io mi sento, guarda, io dovevo, avevo già tutta un'altra programmazione, perché poi io ho in mente delle programmazioni, però o capita che magari compie gli anni un mio amico youtuber, oppure che so, vedo un video dove mi commuovo e dico "no, questo lo devo far sapere alla gente", oppure c'è quell'altra persona che deve dibattere su una certa tematica che magari è più importante dei video che devo portare prima, e quindi tutte queste cose vanno prima. Dunque, avevo detto che il video sarebbe stato corto, poi vediamo, perché tante volte quando dico "questo video sarà corto" all'inizio del video, poi dopo non è mai corto. Vabbè dai, comunque secondo me al CEO fa molto piacere se passate a fargli visita al suo canale, e quindi andate a vedere
Poi cucina sgarruppata è veramente interessante. Ci sono i shake bon, ci sono tutti questi i noodles, i nudolini, questa pasta in queste cose di col bollitore che deve cucinare e tutto. Quindi vi insegna anche qualcosa, è istruttivo, eccetera. E quindi niente, tutto qua. Auguro veramente buone feste. Buon Natale a tutti, dopo ce lo rifaremo ancora, adesso è ancora presto, io inizio già a farvi gli auguri e veramente tantissimi, tantissimi auguri veramente di cuore ad Alceo FX e a Cosa Pelosa, veramente te li faccio già da ora perché sì, mi raccomando, Ciao, ciao da Svideo. Ciao, Alceo!